Allora, ragazzi, allora qua dobbiamo sistemare un po' di storie. Qua c'è il caricatore delle bike che è da sole. Bentornati raga sul canale, sempre Villaggio Full Timer. Allora, oggi c'è da fare, mi sono dimenticato di molare un bullone dal tavolo. Il sole dov'è? Qua, quindi di qua, bella storia. Quindi adesso prendiamo la mola, la nostra power station portatile, basta quella da 600 watt dell'All Powers, quindi... Allora, questa qua l'ho presa apposta perché praticamente l'ho trovata in offerta al brico a un cazzo, 19,90. Si è buia l'immagine, ma va bene così. Almeno non ho camper, si vede bene nel suo splendore. Questa assorbe 500 watt. Prendiamo anche la nostra bella power station. Qua possiamo scegliere tra 1000 e 600. Ci bastano 600. Allora, volevo dirvi anche che ieri, perché praticamente è stato un weekend piovoso e quindi non abbiamo montato quasi niente, a parte le luci solari che sono venute fighissime. Come vi ho detto, aspetta che appoggio un attimo la storia qua, abbiamo comprato da Amazon tre fili di luci solari calde con pannello solare da 30 metri, quindi 90 metri, messe sugli alberi. Adesso ve le faccio vedere. Nel frattempo ringrazio anche Filippo 47 che è venuto sabato a trovarci, abbiamo fatto una bella grigliata col nostro super barbecue. Ti è? Qua un po' di legna c'è avanzata, lì ce n'è ancora da tagliare con la motosega. Però era per dirvi che ringrazio il mitico Filippo 47, seguite il suo canale YouTube perché spacca di brutto anche lui. Ci ha portato il regalo numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cassette, una rete, metratura non lo sappiamo, dobbiamo ancora vedere. In più ci ha portato un altro bidone per l'immondizia, altra rete, nonché la sua compagnia col figlio Martin, che ringrazio e saluto. Abbiamo fatto una grigliata paura. Adesso andiamo a molare. Jerry, Luna. Dicevo, adesso andiamo a molare, però prima, visto che un pacco l'abbiamo aperto per guardare un po' dentro, vi faccio vedere gli ombrelloni che saranno posizionati di fianco ai tavolini. Poi abbiamo montato anche troppe cose. Allora, questi qua sono gli ombrelloni, ovviamente non si vede un cazzo, però sono dotati di pannello solare, le loro luci. Dobbiamo prendere il cemento rapido per puntellarli sotto con calma. Adesso facciamo il primo passo, che è quello di portare la power station e la mola al tavolino che manca, che chiaramente io non ricordo quale sia il tavolino mancante. Guardate che bel sole, come sempre, che c'è qua al Villaggio Full Timer, come sempre, o almeno quando faccio i video, perché ogni volta che non faccio i video piove e Monica dice: cazzo, dobbiamo fare i lavori, piove, non si può fare mai niente. Faccio vedere un'anteprima giusto per. Abbiamo messo il cordolo, o come si chiama, il muro di contenimento, come dice Monica. Poi le luci qua si vedono, ma ve le farò vedere stasera all'opera. Allora, il tavolo mancante dovrebbe essere questo, quello là, questo barbecue ancora è primordiale, perché sarà fatto come l'altro con il canale per metterlo a brace. Poi non lo so, ma è questo che manca? Sì, manca questo, l'ultimo dado, che è questo qui che dobbiamo molare. Il resto è fatto tutto, battuto i chiodi e via. Allora, 220, perché voi, vabbè, c'ho troppe cose da dire, ragazzi, quindi è un casino. Molato anche l'ultimo, adesso ci manca da
reperire, come ho detto qualche video fa, però siamo lenti, cioè siamo lenti. Ragazzi, in realtà siamo veloci, abbiamo fatto un sacco di roba. Dove cazzo è qua la storia? Ok, spegniamo, ha consumato il 7%. Ma va bene. Come ho detto, noi non pensiamo minimamente, non ce ne fotte un cazzo dall'acciarci alla corrente. Io sono sincero, schietto, dico, tra sponsor, tra pannelli solari e cose che prendiamo grazie a contatti di aziende che ci forniscono la roba, siamo autonomi. Quindi attaccarci alla corrente non ce ne frega assolutamente un cazzo. Adesso vi faccio vedere quello che abbiamo realizzato. Diciamo che la maggior parte l'ha fatto Monica, perché è arrivato Filippo, quindi ero con Filippo. Va dato il credito a chi va dato, giustamente, come dico sempre. Diciamo che il 70% del lavoro l'ha fatto Monica. Messo il cordolo, bisogna sistemarlo, bisogna mettere altri picchetti, però diciamo che l'impronta l'abbiamo data. Come vedete, adesso la breccia non esce più da lì, fatto tutto di qua, qua, di qua, di qua, di qua. Come vedete, è un lavoro ben fatto. Ho fatto i calcoli bene, quindi la breccia ci è avanzata e servirà per coprire, come si vede qua, ovviamente, giustamente, come dicono gli ascula, questo varrà, qua verrà un altro picchetto, starà più tesa, però diciamo il perimetro iniziale è stato fatto. Poi con la breccia che è avanzata lì sarà messa da riempimento in tutte le piazzole. Coccia pelata, adesso prendo il sole e mi ustiono la testa. Qua c'è un pacco di bancali, perché come dico sempre, ragazzi, il lavoro qui non manca mai, ogni giorno è sempre più bello. Per voi invece è ad ogni video, ma voi vedete il video a distanza di 2-3 giorni e noi siamo il doppio di quello che vedete. Comunque, lampadina che tirata, sono 30 metri da lì a qui, con pannello solare che sta qua, che ha piovuto, si è sporcato un po', vabbè, ma non fa niente. Ha un bel pannello solare, c'ha accensione, spegnimento e 3 modalità. 2 sono per Natale, ma non ce ne frega un cazzo, a noi ci interessano le luci calde fisse. Con la scala siamo saliti ieri sotto la pioggia, ma talmente voglia c'era di montare sta roba che abbiamo fatto. Da quell'albero, tirato a qui, viaggia tutto di qua, si aggancia di qua, tira di qua, si aggancia all'altro albero e arriva al gazebo. L'altro è qua, sempre pannello solare, tira di là, come dico sempre, perché è giusto così. È la prima volta che facciamo una cosa del genere, però secondo me le cose sono fighe. Poi vedete da lì, gira intorno là, campeggiamo sulla scala alto 6 metri, eh? Vabbè, lasciamo sta. Comunque farò un video anche stasera per farvi vedere come sono venute le luci di notte, cioè come si vedono e come, che atmosfera creano, ecco. Ovunque vai, sarò con te, ma non dirmi che te ne andrai. Lo sai già che con me non ci sarà mai una doppia chance. Con te al mio fianco tutto ciò che provo si tramuta in musica, perché tu sei la fonte di ispirazione più pura, l'unica che mi consola ma che poi non dubita. Per ciò che dico e ciò che ambisco, baby, tu sei la mia cura. Vorresti girare in centro mentre ti tengo per mano.